Addio alle guardie mediche da mezzanotte alle 8 di mattina e dalle 20 alle 8 durante i weekend. D'ora in poi risponderà soltanto il 118. In pratica si dovrà usare l'ambulanza per assistere un paziente con una banale febbre o una colica renale. È questa la riforma voluta da governo e regioni e contenuta nell'atto di indirizzo del rinnovo della convenzione di medici di famiglia e pediatri. Ci chiedono magari, che so, dottoressa, dici mi sento male, mi sento morire, poi dopo una bella chiacchierata, la signora è tranquilla, togliendo la guardia medica i pazienti rimarranno senza niente. In questo modo non si farà altro che rintasare i pronto soccorsi di patologie che non sono di urgenza né tantomeno di pronto soccorso. Sicuramente noi andremo ad aggravare il lavoro dei medici del 118 che già sono in affanno perché sotto organico. I medici di guardia ricoverano pochissimo, 100.000 persone vengono visitate e di queste solo 155 vengono inviate con giusta causa al pronto soccorso. Leviamo questa azione di filtro, rischiamo di generare il caos. Il rischio è quello di un cortocircuito, visto che le guardie mediche ogni anno effettuano 10 milioni di interventi, di cui 2 milioni nella fascia oraria notturna. Rischiamo di inviare il 118 su una colica renale e di fatto poi ci perdiamo un infarto per strada, lì dove bisogna agire in pochissimo tempo. Con questa manovra si vuole smantellare un altro pezzo della sanità pubblica e quindi andiamo verso un'esternalizzazione del servizio. Già esistono tante cooperative, tante società di servizi che offrono questo tipo di prestazioni sanitarie al costo di circa 80 euro a visita notturna, se non pure di più. 80 euro a visita per il servizio privato, cosa che oggi viene svolta dalla guardia medica in modo del tutto gratuito. Per noi il risparmio non c'è e sono a rischio circa 7.000 posti di lavoro che sono quelli dei medici di guardia medica a contratto a tempo determinato, quindi ci devono spiegare il perché.